Italia 1559-1713, situazione politica e clima culturale. Allora, per quanto riguarda la situazione politica, già l'altra volta abbiamo esaminato il caso dello Stato più esteso, ma ovviamente colonia del Regno di Spagna, cioè l'insieme Regno di Napoli, Regno di Sicilia, Regno di Sardegna. Risalendo da sud verso nord abbiamo lo Stato della Chiesa, che anche in seguito al rafforzamento ulteriore del potere monarchico del Papa, la prossima volta io non ti interrogo, stai tranquillo, ti interrogo, non ti preoccupare. Grazie al rafforzamento, l'ulteriore rafforzamento del potere monarchico del Papa in seguito al successo papale nel Concilio di Trento, no? Vi ricordate a metà del Cinquecento, Concilio di Trento che lancia la Controriforma, ma la Controriforma dal punto di vista dell'organizzazione politica della Chiesa Cattolica significò ulteriore rafforzamento della monarchia papale, no, del potere del Papa. I papi successivi usarono questo maggior potere anche e soprattutto per proseguire in modo più intenso nell'accentramento dello Stato, del dominio diretto della Chiesa, appunto, dello Stato della Chiesa, dello Stato pontificio, che comprendeva il Lazio, l'Umbria, le Marche e, diciamo, la parte orientale, la metà orientale dell'Emilia Romagna fino al Po. Il confine era sul Po, dalla foce del Po. Da questo punto di vista, cioè dal punto di vista dello Stato pontificio, territorialmente, nella seconda metà del Cinquecento, perse le province di Parma e Piacenza, perché per nepotismo il Papa Paolo III, che era della famiglia dei Farnese, cedette quel territorio ai suoi discendenti. Quindi si formò un nuovo ducato dei Farnese, della grande famiglia aristocratica originariamente romana dei Farnese, il ducato appunto di Parma e Piacenza. In cambio, in compenso, i papi successivi riuscirono a riacquisire un loro vecchio dominio che era stato ceduto agli Este, e cioè la provincia di Ferrara. Dunque, gli Estensi, vi ricordate gli Estensi, quelli alla cui corte svolgeva la sua attività Ludovico Ariosto, ma voi ancora non ci siete arrivati, però il nome di Ludovico Ariosto sicuramente l'avete orecchiato, no? L'autore dell'Orlando Furioso. Quindi una delle più splendide, anche culturalmente, corti italiane del Cinquecento, Ferrara. Gli Estensi però mantennero i loro domini nelle province di Reggio e di Modena, quindi Ferrara, la provincia di Ferrara, diventarono parte dello Stato pontificio, e invece il Ducato Estense diventa il Ducato di Modena e Reggio. Quindi abbiamo nella parte occidentale dell'Emilia Romagna due ducati, quello appunto di Modena e Reggio e poi quello di Parma e Piacenza. Toscana, vi ricordate, in Toscana si era fermata la signoria dei Medici,
poi i medici erano stati promossi a duchi, adesso sono ulteriormente promossi a granduchi, anche per l'acquisizione, la conquista e l'annessione dell'ex Repubblica di Siena. Quindi i medici riescono appunto a, di fatto, a conquistare, a dominare quasi tutta la Toscana, ad eccezione della piccolissima Repubblica di Lucca, nella parte più a nord. Siete mai stati a Lucca? No? Bellissima città, proprio no, medievale, ancora con la sua struttura medievale, con le mura di cinta, carinissima Lucca. E poi ci fanno un festival del fumetto, non so se siete andati. Siete andati. Allora, la Repubblica di Lucca riuscì a mantenere la sua indipendenza fino alla fine del Settecento, quando arrivò Napoleone Bonaparte, no, nel 1799, nella sua prima spedizione, nella sua prima campagna d'Italia. Ma appunto è un piccolissimo stato, proseguendo a nord, facciamo a nord-est, quindi no, a nord del confine del Po, quindi a sud Stato Pontificio, a nord Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia sostanzialmente non muta la sua organizzazione oligarchica, sappiamo che diminuisce progressivamente sia la sua potenza economica sia la sua potenza quindi politica, perché i suoi traffici sono ridotti dalla sempre maggiore e vincente, sempre più vincente concorrenza delle navi olandesi prima, inglesi dopo, ma comunque mantiene comunque una certa ricchezza, anche perché ne aveva accumulata un'enormità nei decenni, secoli anzi precedenti. Questa ricchezza, ve l'ho già detto, viene investita nell'acquisto di terreni agricoli, quindi in questo senso la Repubblica di Venezia, il territorio della Repubblica di Venezia che arrivava fino all'Adda, ricordiamoci appunto, no, mi riallaccio all'esempio, all'episodio di Renzo, dei Promessi Sposi, di cui abbiamo parlato prima relativamente alla rivolta, no, contro i fornai per l'aumento del prezzo della farina e del pane. Renzo, no, ricercato dalla polizia spagnola, deve espatriare. E se vi ricordate, come fa a espatriare? Va da un cugino nella provincia di Bergamo, e per espatriare deve attraversare l'Adda. Per riuscire a mettersi al sicuro deve attraversare l'Adda. Una volta attraversato l'Adda sta a posto, perché è entrato nella Repubblica di Venezia. Quindi confine occidentale della Repubblica di Venezia era l'Adda, e in base a questo territorio molto vasto, sulla base di questo territorio molto vasto, quindi nel corso del Seicento, nella Repubblica di Venezia si sviluppa maggiormente l'agricoltura, quindi diminuisce il commercio, diminuisce l'industria, rimane stagnante, rimane ferma, e invece c'è un certo sviluppo dell'agricoltura. Muovendoci verso occidente, abbiamo il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano sappiamo che non corrispondente all'attuale Lombardia, perché l'attuale Lombardia comprende Bergamo e Brescia, invece appunto allora il confine orientale del Ducato di Milano era appunto l'Adda, quindi il Ducato di Milano era molto più striminzito rispetto all'attuale Lombardia, e sotto il dominio spagnolo. Quindi ricordiamoci che nel 1630 Milano è il centro di un'epidemia di peste, quella la famosa peste del Manzoni, anche qui vi è il riferimento appunto nei Promessi Sposi. Muovendoci verso il nord-ovest abbiamo la Repubblica Ligure,
che possedeva anche, che corrisponde alla, più o meno corrispondeva all'attuale Liguria, ma anche alla Corsica. La Corsica era, era territorio della Repubblica Ligure, sarebbe poi stata venduta alla fine del Settecento alla Francia, per cui Napoleone, che sarebbe stato appunto Ligure, diventò francese. Anche la Repubblica di Genova non muta il suo assetto, anzi diciamo che diventa sempre più oligarchica, cioè l'elite finanziaria, no, del grande patriziato urbano che si era arricchito con i commerci, anche in questo caso secolari, si restringe ulteriormente, quindi poche decine di famiglie hanno il pieno potere su tutta la Repubblica e decidono come vogliono, escludendo tutti gli altri. Infine, nel nord-nord-ovest, il Ducato di Savoia, che in realtà è dal 1559 che da contea diventa ufficialmente Ducato di Savoia, acquistando anche poi successivamente il Marchesato di Saluzzo, cioè un territorio interno all'attuale Piemonte, intorno appunto a Saluzzo, che prima apparteneva al Regno di Francia, per questioni sempre di eredità nobiliari e di legami parentali. Allora, per capire questa situazione, dobbiamo tener conto che il neoduca, l'ex conte neoduca, Emanuele Filiberto, nelle guerre della prima metà del Cinquecento, ricordate Carlo V contro Francesco I e poi contro il figlio Enrico II, aveva perso i suoi possedimenti, perché il Regno di Francia aveva conquistato tutto il territorio dei Savoia. E per questo motivo Emanuele Filiberto si era alleato con Carlo V, e prima e soprattutto con Filippo II, e fu Emanuele Filiberto il comandante dell'esercito spagnolo nella battaglia di San Quintino 1558, vittoriosa per gli spagnoli, no? In quel caso vide una vittoria spagnola grazie alla strategia di Emanuele Filiberto. L'anno dopo, pace di Cateau-Cambrésis tra Spagna e Francia, no? Quindi, grazie a questa comunque vittoria spagnola, inizio dell'egemonia spagnola, tutto il contrario di quello, lo ribadisco, che poi sarebbe successo esattamente 100 anni dopo con la pace dei Pirenei nel 1659. Ma chiaramente Emanuele Filiberto fu ricompensato, gli vennero restituiti i suoi territori, in più gli venne attribuito il titolo di ufficiale di duca, e poi, grazie a questa posizione di forza, Emanuele Filiberto riuscì appunto anche ad annettersi il Marchesato di Saluzzo, dando in cambio al Regno di Francia dei territori della Savoia, dell'Alta Savoia. Questo in realtà è già un sintomo di una nuova politica estera di Emanuele Filiberto e poi di tutti i duchi Savoia successivi, e cioè i Savoia rinunciano alle loro mire espansionistiche verso il nord-ovest, cioè verso la Francia,
e decidono di espandersi, di cercare di espandersi invece nella pianura padana. Tanto è vero che Emanuele Filiberto spostò la capitale del Ducato dalla città savoiarda di Chambéry, adesso francese. Chambéry si scrive C-H-A-M-B-E e con l'accento acuto, R-Y finale, Chambéry, poi se riuscite a arrotondare, anzi poi bisognerebbe anche un po' nasalizzare, Chambéry, sapete come parlano i francesi, no? Più o meno. Da Chambéry a Torino, quindi Torino diventa la nuova capitale del Ducato di Savoia, e questo trasferimento della capitale è indice del fatto che appunto i Savoia d'ora in poi puntano tutte le loro carte sull'espansione nella penisola italiana. E anticipando un po' i tempi, sapete che alla fine, cioè più o meno dalla metà dell'Ottocento, ci riusciranno. E nel 1861, prima l'inizio del Settecento, il Ducato di Savoia diventa Regno di Sardegna, acquisendo la Sardegna e acquisendo poi anche la Liguria. Quindi si rafforza. Poi, per le vicende risorgimentali che spero abbiate studiato nella scuola media, avete studiato il risorgimento della scuola media, alla fine del 1861 fu proclamato il Regno d'Italia, il nuovo re, Vittorio Emanuele II, era stato fino a quel momento re di Sardegna, dal re di Sardegna diventa re d'Italia. Quindi nel lungo periodo la politica estera dei Savoia effettivamente raggiunge il suo obiettivo, ha successo. Chiudo con la situazione politica, se vi è tutto chiaro, non avete nulla da chiedere, e passo al clima culturale. Ovviamente, come potete sicuramente già immaginare da voi, il clima culturale italiano dalla metà del Cinquecento fino quantomeno all'inizio del Settecento è fortemente influenzato, caratterizzato dalla Controriforma cattolica, no? dal fenomeno storico della Controriforma cattolica, che nella penisola italiana si realizzò ben più intensamente, anche in misura maggiore rispetto allo stesso Regno di Spagna. Perché? Perché al centro della penisola italiana c'era il papato, c'era lo stato della Chiesa, ma da questa base centrale fortissima, chiaramente la Chiesa riusciva attraverso il clero cattolico, attraverso gli ordini nuovi, i nuovi e gli antichi ordini religiosi, poi in particolare adesso attraverso i gesuiti, riusciva ad avere un controllo culturale, spirituale e quindi anche un fortissimo potere di influenza politica sugli altri stati, sugli altri governi, che faceva concorrenza in parte all'influenza politica degli stessi spagnoli, anche perché, vi ricordate, da Filippo II il Regno di Spagna si propone come la spada della Controriforma, quindi almeno formalmente si mette al servizio della Chiesa cattolico romana e dunque in qualche maniera si cerca sicuramente ancora di influenzare le scelte della Chiesa, ma soprattutto le decisioni politiche spagnole sono influenzate dalla Chiesa stessa, dalla Chiesa cattolica stessa. Quindi
questo, da questo punto di vista bisogna aggiungere, vi ricordate il discorso che avevamo fatto relativamente alla caccia delle streghe, ovvero uno dei fattori del fenomeno, uno dei fattori reali storici, era la sopravvivenza nelle campagne tra i contadini degli antichi culti di fertilità legati alla religione politeistica antica. Ancora le campagne, i contadini non erano stati effettivamente cattolicizzati, cristianizzati, cattolicizzati. Nel corso del, dopo il concilio di Trento, quindi seconda metà del 500, 600, ci fu una fortissima invece campagna di appunto effettiva cristianizzazione anche attraverso la caccia alle streghe. No, la caccia alle streghe ovviamente era lo spauracchio, serviva a intimidire e quindi a indurre alla sottomissione, ovvero ad abbandonare i residui culti pagani e invece a abbracciare in maniera più diciamo coerente la morale e quindi il comportamento imposto dai parroci, dai preti cattolici, dai frati cattolici. Quindi c'è appunto un fortissimo disciplinamento religioso, in particolare della popolazione contadina, un'effettiva cristianizzazione e cattolicizzazione della popolazione contadina italiana. Questo a livello, adesso parlo dei contadini, quindi parlo dello strato sociale inferiore, quello naturalmente quello che costituiva il 90% della popolazione di allora. Il disciplinamento in parte riguardò anche proprio i comportamenti morali anche dell'elite dominante, ovvero anche della stessa nobiltà. Pensate nei Promessi Sposi allo scontro emblematico tra Fra Cristoforo e l'innominato e Don Rodrigo. No, cioè, no, la Chiesa voleva la sottomissione contro gli abusi, le prepotenze dei nobili, no? Quindi anche i nobili dovevano sottomettersi alla morale dettata dalla Chiesa Cattolica. Ma a livello culturale dobbiamo considerare anche l'aspetto, diciamo, letterario, filosofico, scientifico, artistico. Già vi avevo detto, lo riprendo, ma dove siete arrivati in storia dell'arte? Siete già quasi alle soglie quindi quest'anno non farete l'arte barocca. No. Il manierismo, però, ne avete già parlato di manierismo, che è un po' una fase di transizione dall'arte rinascimentale a quella propriamente barocca. Comunque, io già vi avevo parlato, vi ricordate, dell'arte barocca, che è l'arte della Controriforma cattolica, che è l'arte che viene finanziata, promossa appunto dalla Chiesa cattolica, e quindi da questo punto di vista abbiamo comunque un nuovo rigoglio artistico, seppure appunto basato su uno stile ben diverso da quello classico neoclassico rinascimentale. Poi avevamo già parlato, no, della censura degli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina, no? Le nudità che vengono coperte, vabbè, quindi con tutte le implicazioni appunto morali e religiose del caso. Quindi nuove chiese ricchissime, arredate in maniera, no, con statue, con dipinti, fregi, ornamenti minuziosi, ricchissimi, quindi proprio per un contrasto diretto invece con la nudità delle sale di riunione dei protestanti, no, dove si riunivano i protestanti
calvinisti o luterani che assolutamente rifiutavano, no, qualsiasi immagine, qualsiasi ornamento. Quindi questo sul piano culturale, quindi anche a livello letterario si può dire che non ci fu, diciamo, un impoverimento. In letteratura siete arrivati? Dove siete arrivati in letteratura? Manco lo sapete. Ah, e allora, veramente, va bene. Studierete che... E beh, siete ancora nel Rinascimento. Invece studierete che il più importante poeta italiano dell'età barocca è Giambattista Marino, e quello poi lo studierete, ma adesso mi interessa soprattutto l'aspetto filosofico-scientifico, che è quello che invece soffre di più della, no, del fenomeno della Controriforma. Lo studierete, ma anche dal punto di vista filosofico e scientifico, l'Italia nel 500, prima ancora nel 400, però l'avete studiato a livello letterario, no? Nel 400 inizia il periodo rinascimentale con l'umanesimo. L'abbiamo studiato anche noi in storia, per carità. Quindi, grande rigoglio, anche non solo artistico ma anche filosofico, grandi filosofi, li studierete, fino a Giordano Bruno, forse il filosofo di maggiore levatura dell'età rinascimentale, anche se già in una fase post-rinascimentale, cioè perché Giordano Bruno, pur essendo imbevuto di cultura e filosofia rinascimentale, che poi vedrete anche e soprattutto neoplatonica, cioè plotiniana, però lui vive nella seconda metà del Cinquecento, quindi già in una fase di, diciamo così, calante del fenomeno della cultura rinascimentale. Ma lo sapete come morì Giordano Bruno? Sì. Quindi, proprio per le sue tesi considerate eretiche, effettivamente lui negava la Trinità, negava la divinità di Gesù Cristo, ne riconosceva l'eccezionale levatura intellettuale, la superiorità morale, spirituale, ma non pensava che Gesù Cristo fosse Dio, fosse divino, era soltanto un uomo superiore per lui. Quindi l'accusa principale per cui fu condannato come eretico era questa. Poi però studierete la filosofia di Giordano Bruno, era abbastanza rivoluzionaria, e quindi anche la sua filosofia dava fastidio, contrastava, no, era una filosofia dell'universo infinito contro invece la concezione antica, tolemaica, del cosmo finito, chiuso. Appunto fu condannato come eretico. Attenzione, no? La Chiesa dava sempre la possibilità di ripudiare le proprie idee, e la diede anche a Giordano Bruno. Giordano Bruno coerentemente rifiutò di abiurare, perché sosteneva la verità come Socrate, no? È un nuovo Socrate in questo senso, in nome della verità accetta di farsi uccidere, no? E fu ucciso nel 1600, proprio nel 1600, bruciato sul rogo a Roma, nella piazza Campo dei Fiori, dove attualmente dall'Ottocento c'è una statua che ne ricorda la figura e il martirio. Qualche anno dopo, il grande scienziato italiano Galileo Galilei fu anche lui, esattamente nel 1632, 33, fu
processato e condannato come eretico perché sosteneva che sosteneva la teoria copernicana, ovvero che il Sole sosteneva la teoria eliocentrica. Naturalmente anche lui fu chiesto di ripudiare, ma lui ripudiò perché lui era uno scienziato, non era un filosofo, quindi fece questa scelta e quindi alla fine fu condannato semplicemente agli arresti domiciliari. Però, concludo, tutto questo significò chiaramente una pesante censura dell'attività filosofica e dell'attività scientifica, per cui la penisola italiana, i filosofi, mentre prima appunto aveva espresso filosofi e scienziati di altissimo livello, appunto è Galileo che inventa il metodo sperimentale moderno, della scienza moderna. Successivamente invece vi è uno spegnimento della ricerca filosofica e scientifica nella penisola italiana a favore invece di altri paesi, soprattutto l'Inghilterra. Quindi anche da questo punto di vista, cioè dal punto di vista filosofico-scientifico, c'è un ribaltamento, no, dall'Italia all'Inghilterra.